Non ce l'ho, non bravi. Come avete già visto, perché già sto riprendendo da dentro, ho ripreso pure l'ufficio accettazioni, reclami e protocollo, e lì c'è il Ministero della Salute dove siamo andati testè orora a depositare la copia della denuncia che abbiamo fatto l'altro ieri, 17 giugno 2017. Eccolo qua il timbro del protocollo. Eccolo. Consegnato al Ministero della Salute, viale Giorgio Ribotta, numero 5, 21 giugno, accettazione corrispondenza. Siamo andati, cari signori titubanti, un po' vigliacchetti, senza mezzi termini. Non stai fermo con la mano perché si sono lamentati che non si vede bene. Siamo andati, anzi sono andato a depositare copia, così siamo sicuri che la riceve il signor ministro. O chi per lui, o chi per lei. Ed è una delle tante che abbiamo fatte, una delle cinque, che è quella che parla della falsa dichiarazione del ministro Beatrice Lorenzin del 15 giugno in merito alle vaccinazioni in Veneto e coinvolgimento di Austria e di Gardaland. Sì, sì. Ecco, allora, questo. Andate a vedere, cari amici, c'è un video molto bello dove questa signora fa queste dichiarazioni e che si conclude con una delle più belle sequenze di film che no, è... questa è quella delle dichiarazioni che aveva fatto la Lorenzin nei confronti di Zaia. Beh, certamente. Non dei video che sono apparsi in rete. È partito con l'intervista che ha fatto una giornalista, quella, ed è finita con il film. Non è quello. Quella è un'altra denuncia, abbiamo fatto un'altra denuncia per quella. Tu ti confondi con l'ultima, questa è la penultima. Capito? Come vuoi. È una dichiarazione che la signora ha fatto a Sky, di cui però il video non c'è, è una dichiarazione soltanto audio grafica, che appunto dice che Zaia non aveva motivo di lamentarsi perché il Veneto è una delle regioni più insolventi, invece viceversa il Veneto è una delle poche regioni che ha una normativa sua molto dettagliata. Posso interloquire? Sì, ecco. Allora, cari amici, vi andate a vedere un video che hanno fatto delle persone abbastanza interessanti. Riguarda però le dichiarazioni in televisione della signora del 2014 e del 2015. No, dove si riferisce esattamente del fatto che l'Austria ha vietato ai cittadini austriaci andare a Gardaland. Quel video finisce con la filmata di quel famoso film di Edoardo De Filippo, in cui Edoardo De Filippo insegna a come si fa un pernacchio e fa le distinzioni tra pernacchia e pernacchio e fa l'esempio di che cos'è il pernacchio. Questo è quanto. Vabbè, allora c'è anche un video che io non ho visto. Ma e tu che ieri non ho... mi avevi detto che l'avevi visto. Vabbè. No, perché la denuncia che abbiamo fatto l'altro ieri, il 19, era relativa a due video che la signora Lorenzin ha rilasciato nel 2014 e nel 2015. Non è questo. Vabbè, allora. Però la denuncia che adesso gli ho portato è relativa a quelle due cose là. Non muovere la mano. Allora, fai vedere di nuovo il ministero e poi metti la faccia a me che devo dire una cosa. Vai. Questo ministero si chiamava un altro nome. Forse qualcuno di voi si ricorderanno che ad opera del Partito Radicale fu indetto un referendum, il quale referendum riguardava se o meno doveva essere eliminato il Ministero della Sanità e portare tutto a livello regionale. Il referendum fu vinto e loro si sono limitati a cambiare il nome. Esattamente come il Ministero dell'Agricoltura, che non si chiama più Ministero dell'Agricoltura, ma Ministero delle Politiche Agricole. Allora, per dire cosa significa il rispetto che della volontà dei cittadini.
hanno delle volontà dei cittadini. Ti immagini se per ossequiare le multinazionali se ne fregano queste persone della salute dei bambini italiani? Bene, volevamo dimostrare che è possibile agire contro la Lorenzin portandole le bombe dentro casa. Non sono bombe, magari fossero bombe. No, ma è una bomba concettuale. E non, sì. Una bomba concettuale. Cioè abbiamo dimostrato che non temiamo ritorsioni da parte di nessuno. Ce ne strafottiamo. Le ritorsioni ci proveranno a farle, ma noi le temiamo le stesse. Esatto, e anche perché noi abbiamo altre cartucce in mano. Certamente. E le utilizzeremo anche noi quando è il momento. Esattamente, pace e bene. Sempre in onore del grandio Priapo. So long! Sempre in onore del grandio Priapo. Amen. Augur.